Benvenuti sul Numinismo Informatico, questo qua è un tutorial di HTML CSS avanzato. In questo tutorial partiamo da un vecchio progetto, quello della lezione precedente, simile, sul grid. Quindi in realtà che praticamente questa roba qua, niente, basta. Ci sarà un div completo con classe grid container con display grid. E poi niente, c'è header, navbar, tre container, 1, 2, 3 e poi il footer. Nel primo dei container ci sono tre content, cioè tre div, poi sono divisi in colonne. C'è sempre display grid, che sono questi qua, content 1, 2, 3. Noi lavoreremo su questo. L'intento sarebbe quello di fare una sorta di layout di un ipotetico sito di una pizzeria o qualcosa del genere. Quindi un piccolo progettino su sta cosa. E sì, ovviamente il layout deve essere responsive. Creiamo solo la pagina principale perché non ci interessa quella. Useremo praticamente soltanto HTML e CSS. Più una praticamente. Questo sia sostanzialmente una libreria per le icone. Questa roba qua. Poi niente. Allora, incominciamo. A noi ci interessa in realtà lavorare sull'header. Nel header mettiamo il nome del sito. Che però deve essere cliccabile. E una volta che viene cliccato, come dire, dovrebbe rimandare di nuovo all'home page. Ok, questo è il nostro titolo per il momento e poi dobbiamo cambiare delle cose. Allora, prima cambiamo, vabbè, togliamo la text decoration, quella cosa blu. Cioè che era in realtà la sottolineatura, diciamo. Poi a me interessa avere un colore nero. Poi lavoriamo sull'H1. Chiaramente anche questo deve essere colore nero. E poi ci serve text align, mettiamolo centrale. E quello che potrebbe anche interessarci è un bel font size, magari di 10. Vediamo un attimo quanto viene grande. Ok, questo potrebbe essere il, diciamo, l'header. Poi un'altra cosa che voglio fare è togliere questo. Qui però metteremo width 100%. Adesso noi quello che ci interesserà è cercare di capire. Ok, adesso a un certo punto verrà tagliato, poi dovremo correggere questa cosa. Ma prima di fare tutto questo, ho in mente di fare una cosa più interessante.
mettere uno sfondo a tutto il sito. Che è questa immagine qua. Che niente, della pizza. Io l'ho presa da Pixabay, quindi potete andarvela a cercare. E boh, niente. Oppure mettete un'immagine vostra. Poi quello che vogliamo è che l'immagine innanzitutto non si ripeta. E poi che copra tutto lo sfondo. Quindi in background size metteremo cover. E questo dovrebbe fare sì che anche questo diventi, diciamo. Allora, potrebbe avere un senso, per esempio, che questo abbia un margine top di, poniamo, 30 pixel. Poi il problema è che una parte non si legge, quindi potrebbe avere più senso. Vediamo un attimo questo colore qua, se funziona meglio. Ok, sì. Sì, comunque adesso si legge, quindi ha un senso. Poi vabbè, il resto lo vediamo dopo. Diciamo, la parte principale adesso il nostro problema sarà il fatto che se io faccio così, proprio a un certo punto è tagliato. Quindi mi devo occupare di quella cosa lì. A sto punto uso il Media Query. Quindi cambiamo il font size in questa grandezza, lo riduciamo a questo. E magari mettiamo questo important, che serve per fare in modo che, cioè, dia importanza a questa cosa qua e quindi esegua questo tipo di codice. Che non ci siano sovrascritture o cose del genere. E poi magari riduciamo il margin top a 10 pixel. Poi facciamo la stessa cosa per una grandezza decisamente più piccola. Facciamo font size e mettiamolo a 50 e poi togliamo il margine. Magari anche questo mettiamo important per essere più sicuri che venga eseguito. Questo l'ha cambiato. Comunque
Il titolo è cambiato, poi man mano che lo riduciamo si adatta, diventa sempre più piccolo e poi diventa così. Cioè, sicuramente non viene tagliato, che è quello che a noi interessava. Poi, adesso dobbiamo lavorare sulla navbar. Allora, qui c'è number UL LI HRF ok, questa sarà l'home page per esempio. Aspetta, facciamo così. Adesso lo copiamo. E poi lo incolliamo un paio di volte. Poi questo sarà index.html. E quindi questo sarà la home. Poi questo potrebbe essere about.html. Poi potrebbe esserci un'altra pagina. HTML. Dove siamo? Poi potrebbe esserci un'altra pagina. Allora, abbiamo fatto su di noi, abbiamo messo dove siamo. Vabbè, mettiamo una pagina su social, non so. Vabbè, allora adesso verrà una cosa di questo tipo, che non ha senso. E quindi noi dobbiamo andare a lavorare su questa cosa. Nav. Well, facciamo così. Vabbè, incominciamo dalle cose più banali. Che ovviamente non ci vuole text decoration. E poi che il colore noi lo vogliamo. Magari quello che avevo indicato prima. Poi float left, che è quello che ci serve per metterli tutti come se fossero in una riga. Ecco, una cosa che dobbiamo eliminare. List style, non ci interessa. E poi dobbiamo lavorare sul padding. Ok, dopodiché creiamo una border. Ok.
aumentiamo un po' il font size. Vabbè, font size. Credo si è rimpicciolito la cosa, ma font size mettiamo 20 pixel. Ok. Poi a noi ci interessa nav.ulli over, praticamente quando passerà qualcuno col mouse il colore dovrebbe essere più chiaro. Quindi prendiamo questo. E mettiamolo più chiaro. Vediamo un attimo se ha un senso. Ok. Poi qua non ci sono altre pagine, però vabbè. Queste ovviamente non mandano da nessuna parte. E adesso dobbiamo lavorare anche su un'altra cosa. Nella bianca cambiamo sto colore. Ok. Poi faremo RGBA 0.7. Questo praticamente lo rende trasparente. E lo rende trasparente. E quindi dovremmo poter vedere una parte del disegno sotto. Cioè dell'immagine. Adesso la questione è che se io faccio così compare così e non va bene. Quindi a un certo punto questa roba qua dovrebbe diventare tutto verticale, mettiamola così. Vediamo come. Allora, io devo, fatto questo, usare di nuovo la media query, poi lo applico tipo a 700 pixel, vediamo se è sufficiente. Nav.li, nav.ul. LI width 100%. Vediamo se la cosa funziona. Ok. Però lo fa solo da questa grandezza in poi. Ha senso che lo faccia anche prima.
Devo cambiarlo ancora. Ecco, così risulta già così. E poi, quindi avremo uno schermo. Questo sarà boh, che ne so, il desktop o qualcosa del genere. Poi quando si rimpicciolirà più di un tot, diventa tutto verticale. E poi noi possiamo prendere così le pagine. Bene, adesso passiamo alla parte dei contenuti. Ho dentro l'idea era di fare così. Allora, deve essere tutto cliccabile. Ci deve essere un paragrafo sotto. E poi vabbè, questo modello qua lo copiamo. Ah, una cosa. Poi dovremmo mettere un'icona. So che qua sarà diverso. Foto. Foto. Ecco, poi per ciascuna di queste, perché allora adesso si presenterà così. In cui possiamo già fare qualcosa. Cioè, container 1 A. Togliamo il text decoration, che lo mettiamo a none. E poi mettiamo color 333. Allora, così togliamo quello, poi magari a noi ci può interessare un font size un po' più grande. Vediamo come viene con 30 pixel. Ok. Poi noi vogliamo prendere le icone. Come si fa? Si copia praticamente questo. Dovete andare sul suo sito, materialize, CSS, eccetera, eccetera. Poi lo mettete qua dentro, nell'header, cioè nell'head. Poi bisogna mettere appunto le icone. Quindi per fare l'icona qua ci vuole una classe che sarà large material icon. Cioè, no, perché qua poi è spiegato il modello, ci vuole la S.
poi una volta che avete messo la classe potete prendere una di queste cose qua e metterlo qui in mezzo a seconda della cosa che vi interessa. Adesso quello che interessava a me era, diciamo, una cosa del genere. Ora, questo qua è praticamente una, come fosse testo. Quindi se volete aumentarlo di grandezza, dovete aumentarlo come font size. Ok. Poi dobbiamo fare la stessa cosa per le foto. Large material icons, solo che in questo caso, se non sbaglio, si chiamava qualcosa come camera alta. Vabbè, possiamo anche lasciarlo giallo, non importa. E poi ce n'è un ultimo sulle offerte, che metteremo una cosa di questo tipo. Classe Large Material Icons. Symbol. Ok. Però adesso non occupano tutto lo spazio. Ma sono spostati, quindi cerchiamo di capire un po'. Grid container. Boh, sembra che non ci sia per particolare cose. Quindi andiamo a cambiare qualcosa perché devono essere meglio distribuiti. Container. Proviamo così, container div width auto. No, ok, non cambia niente.
A questo punto potremmo fare 33%. E cosa succede? Ah sì, perché noi stiamo facendo... Dobbiamo fare container 1. Allora, se facciamo così... No, questo non ce lo fa fare. Dove 400 pixel? E questo crea dei vuoti, che non è quello che vogliamo. Ah no, aspettate. Questo accade perché... Ok, questo non è un colore, questo dovrebbe essere un colore. Allora, perché sta roba qua forse potremmo farla tranquillamente a meno. Questi magari gli diamo 400 pixel. Ok, che sono già meglio distribuiti. E poi gli mettiamo questo qua che... non questo. Che era coloro che volevo mettere, che almeno volevo mettere fin dall'inizio. Ok. Ora adesso il nostro problema sarà... Ecco, per esempio, adesso le taglio. Quindi bisogna fare un qualcosa che ci permetta di diciamo in qualche modo cercare di evitare che si taglino, più soprattutto che magari diventino un po' come la napper, verticali, poi ridotti in numero, cioè di grandezza. Quindi allora dobbiamo usare il media query. Poi qui dobbiamo vedere perché tipo nell'altro avevamo usato 850. Eh sì, potrebbe essere anche di più di 850. Vabbè, più o meno 850 sì, avrebbe un senso. 50 pixel. E poi a noi cosa ci serve sta roba? Per diminuire la grandezza di questi, allora, prima di tutto cambiare proprio il container. E qui ho trovato una cosa, questo metodo. Allora, grid template columns. Poi repeat autofill min max 250 pixel, no, 250 pixel lingua 1 fr.
comincia a non ad abbassare, metterli in verticale, eccetera, eccetera. Però il problema è che continuano a essere grossi, ovviamente. Quindi, container 1DV. Dobbiamo, vabbè, cambiare il font size sicuramente delle icone. Mettiamo questo famoso important. Allora, le nostre icone erano 200, adesso potrebbero diventare 100. E poi diventare una cosa del genere. Direi si potrebbe anche cambiare le scritte, ma non creano grossi problemi. Se poi c'è questa fase intermedia. Vabbè. E questo è. Adesso ci avanzano due articoli. E quindi niente, semplicemente. Discorso è qui mettiamo, allora vabbè, metteremo probabilmente un H2, la nostra storia, ne mettiamo anche uno qua, il nostro locale o cose del genere, e qui ci sarà paragrafo, e qui prendiamo semplicemente boh, il classico lorem ipsum. Non mi interessa scrivere un articolo adesso. Fate copia e incolla. E questo è. Adesso incominciamo a vedere come viene. Allora, dobbiamo lavorare su alcune cose. Container 2 e poi ci interessa l'H1. Io vorrei che il text align sia almeno center. E poi abbia un minimo di margin bottom. Giusto un minimo. Ah già, perché non è un H1 ma è un H2. Magari anche margin top. Di 5 pixel. E poi niente, nel senso che alla fine copiamo semplicemente questo e lo applichiamo anche al secondo caso. Ok, qui sarà container 3. E poi qui c'è l'altro discorso. A me interessa questo. Così si vede un pezzo dello sfondo. E quindi cambiamo. Ora però il problema è capire, ma ok, se questa roba si adatta, sì, più o meno siamo lì. L'unica cosa è che ovviamente non è giustificato il testo. Vediamo un attimo se si riesce a giustificare il testo. Justify. Non
Fantastico. Cioè, se così ha più senso. Ok. E questo è. E poi ci manca in teoria il footer. Allora, come facciamo a fare il footer? È molto semplice. Div H2 contatti. E poi mettiamo niente di paragrafi. Ne mettiamo 3. Email. Ciao. Poi ci sarà un numero. Immaginario. Immaginario. Ok. Qui però c'è un problema. Perché questo mi sta applicando quello che ho detto prima sugli H2 per gli altri, ma qui non voglio una cosa del genere. Qui voglio classico left. Ok. E poi magari potrebbe essere interessante che nel paragrafo ci sia un margin bottom di anche solo 5 pixel, proprio una cosa semplice. E questo deve cambiare. O meglio, in realtà no, potremmo anche lasciarlo così. Cioè, potremmo anche pensare di lasciarlo rosso, che questo poi si nota di più di tutto il resto. E diciamo, grosso modo, questo era, diciamo, il mio piano, cioè il progetto da fare. Adesso, boh, è responsive. Questo non è particolarmente problematico perché il resto però del testo si adatta. Abbiamo dovuto lavorare anche a queste cose. Se fosse qui, vabbè, ma sì, va abbastanza bene. Poi questo diventa verticale, poi questo si legge. Diventa più piccolo. E così via. Abbiamo usato il grid. Però abbiamo usato anche la media query, poi qualche volta guida 100%, un po' di tecniche che ho spiegato nei, diciamo, nelle lezioni precedenti. Allora, questo corso praticamente in realtà ha concluso, diciamo, con le sue lezioni necessarie, cioè quelle proprio base importanti. Se poi un giorno deciderò di fare altri progetti di layout, cose così, magari li metterò come eventuali lezioni successive.
Dopodiché la mia intenzione sarebbe quella di incominciare a parlare di Bootstrap, quindi fare una specie di corso Bootstrap che poi prosegue, diciamo, il corso HTML CSS completo. Bootstrap è praticamente una libreria di CSS che ti permette anche di, cioè che è già automaticamente responsive, quindi non ti pone tanto quel problema. Perché sennò bisogna fare il lavoro più o meno quello che ho fatto, diciamo, fino in questo momento, adesso. E boh, niente, ci vediamo. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace. Metterò vari link in descrizione, dei canali che uso, quindi la pagina Facebook, il canale Telegram e blog, Tumblr, queste cose qua. Se non ti sei ancora iscritto al canale, iscriviti perché ci saranno altri video come questo o comunque cose simili anche nel corso di Bootstrap. Poi alla fine l'obiettivo sarà sempre fare, diciamo, dei layout. Per il resto ci vediamo alla prossima lezione.